Ciao ragazze e benvenute in questo nuovo video. E sì, è un nuovo video haul. È un video haul però diverso dal solito. Forse interesserà a meno di voi, perché è un video haul su libri e cose da cartopazze, bullet journal, tutto questo mondo qua a cui io mi sono appassionata quest'anno. Una cosa, prima di dimenticarmi, ho comprato la cover per l'iWatch. L'iWatch o Watch o Apple Watch o come lo volete chiamare. E non l'ho capito neanche io tuttora. Ho comprato la cover trasparente, che tra virgolette non si vede neanche praticamente, che c'è, che ripara tutto il case, anche la parte in alluminio, e quindi mi piace un sacco, sono contentissima, e l'ho presa su Amazon. Se vi interessa comprarla anche a voi o non so, questo genere di cose, lo volete regalare anche la cover insieme, costa 6 euro, quindi ed è quella in silicone, quindi tutto intorno lo ripara e ripara anche il vetrino. Super sensibile e non fa quasi nessuna differenza da quando non c'è. Ho comprato due libri e sono due mondi diversi, che è quello secondo me che mi rappresenta. A volte mi sento di appartenere a due mondi, perché non so spiegarvelo bene, ve lo faccio vedere, lo capite da sole. Allora, il primo libro è il genere che io leggo di solito. Quindi romance, fantasy, storie d'amore, comunque cavolate. Comunque qualcosa di leggero, romanzi, emozioni, quelli che mettono in edicola. Ecco, praticamente quelli lì quasi. Qualcuno l'ho letto però effettivamente. Comunque, se vi interessa questo genere di cosa, romance, così, chiedetemelo che vi faccia un video apposta su tutti i libri che ho letto, che sono tipo più di 100 sicuramente, più anche di 200 chiaramente. Io leggo tanto quando sono ispirata. Quando sono ispirata io in una notte neanche sono buona di finire un libro. Quindi non faccio davvero testo. Per questo dico sempre che li compro in ebook, perché costano molto meno. Leggendo così tanto è davvero una spesa mantenerla dopo un po'. E non mi piace però dover rinunciare a leggere. Leggere penso che sia una delle cose a cui uno non dovrebbe rinunciare mai. Quindi piuttosto compro qualcosa fuori in meno, ma mi compro un libro da leggere. Mettiamola così, fa sempre bene, fa bene all'anima secondo me. E quindi avevo già letto l'uno e questo libro non lo fanno in ebook, e quindi l'ho preso in cartaceo, e questa è una delle, è tipo la mia prima anima, quindi quella romantica, sognatrice, svampita, e più frivola, mettiamola così secondo me. Ed è Quel conquilino snervante di Cora Smush. Comunque ovviamente vi lascio tutti i link, l'ho preso su Amazon, e invece che 15 euro l'ho pagato 12,45 se non mi sbaglio, una cosa del genere. Ed è un'autrice che ha scritto comunque su Wattpad, diventata famosa grazie a Wattpad. Chi non sa cos'è Wattpad, è praticamente un mondo, diciamo, un social anche tra virgolette, dove ognuno può scrivere magari la sua storia, il suo libro, no? E alcuni hanno la fortuna appunto di essere poi pubblicati. Per farlo in breve, insomma, questo è Wattpad, e appunto questa è la storia di Jennifer e Caleb, e è il continuo di Quel conquilino snervante 1 che ho sul comodino, che sto rileggendo perché l'ho letto tipo un anno fa e quindi non mi ricordo esattamente, non del tutto, che cosa è successo. E non mi ricordo più che altro la fine, e visto che riparte da lì devo ritornare in carreggiata, quindi me lo sto rileggendo tutto, tanto è breve. Sono comunque dei libri corti perché sono sulle 227 pagine. L'altra mia anima è completamente opposta alla prima, perché uno che legge queste cose qua non pensereste mai che vada a comprare un libro sulla storia di Moro. Sarà che sto leggendo un libro sul diritto, e in questo periodo, diciamo, sta parlando molto di politica e tutto questo genere di cose. E l'autore di questo libro è il fratello di Aldo Moro, che ha scritto praticamente Storia di un delitto annunciato, è il titolo di questo libro, e parla appunto della storia di Aldo Moro. La vicenda raccontata dal fratello, praticamente facendo luce in questa cosa. Aldo Moro, per chi non lo sapesse, è stato un magistrato ed è stato anche presidente del consiglio.
Anche suo fratello era un magistrato che ha scritto un manuale di diritto minorile, che è l'esame che sto preparando all'università, e visto che questo nome mi richiamava cose, sono andata a cercare, ho trovato questo libro e l'ho comprato, anche perché non è che abbia un costo, oltretutto in lire ancora il prezzo su questo libro, rendiamoci conto. Ha scritto diversi libri, Alfredo Carlo Moro, oltre al manuale di diritto minorile è questo, molte cose sui minori, quindi... Chi è interessato a questo ambito può andare anche a cercare per farsi un'idea, qualcosa. Ma passiamo a parlare delle bullet journal e di tutte le cose che ho comprato per il bullet journal. Sono un caso disperato e Amazon non aiuta per niente, perché mette tutte le cose a bassi prezzi e ti arrivano a casa, quindi non hai la scusa di devo uscire per andarla a comprare, quindi dopo non studio. No, basta che fai un click, l'hai ordinato. E questo è diventato un problema per me. E non mi è ancora arrivato tutto, quindi aspettatevene un altro di questo genere di video. Casi disperati. Allora, partiamo da questa, che ho paura di perderla, così dopo me l'appoggio qua. E questa qua è l'altra Tombow Fudenosuke, per scrivere, appunto, per fare quella, la calligrafia, tutti quegli esercizi e imparare a scrivere bene. A me sono arrivate perfette perché leggevo nelle recensioni di Amazon, prima ci sono capitata perché stavo mettendo i link sotto il video dei regali, che molti hanno scritto che gli è arrivata scarica, cose del genere. No, ne ho anche la testimonianza, perché le ho usate entrambe per fare tutti questi esercizi di calligrafia e non sono assolutamente scariche, anzi sono perfette. Chiaramente non vi arrivano incartate, ma vi arrivano semplicemente così. Ma questa qua appunto è l'altra Fudenosuke Tombow, e questa qua in particolare è la WSBH, è la, quella più dura. Io avevo quella più morbida. Vi sto facendo vedere quella sbagliata, e quella che ho comprato è l'altra, e questa qua era quella di Natale. Allora, astuccio recuperato, quindi recuperiamo l'altra birra, che è subito qua, e nel caso fosse questa, comunque le ho entrambe, tutte e due, e è la WSBS. Mi stavo pensando anche di girarvi un video di cosa c'è nel mio astuccio, o nei miei astucci, perché ne ho tipo 4-5 che uso. In realtà, vi stavo dicendo, io per scoprire tutte queste cose, eccetera, tutte le cose che compro, le scopro tramite Instagram, Pinterest e YouTube. Ovviamente YouTube è un canale, cioè nel senso è una fonte di informazioni pazzesca, si trova tutto su YouTube. Io seguo in particolare Qualcosa di R e altri vari YouTuber che parlano di questo argomento, però questi qua li ho visti da lei, li ha fatti vedere in un video. Comunque, i Crayola lavabilissimi colori tropicali. Qual è stato il punto? Su Amazon, in questo caso, non vi fa, cioè ve li fa acquistare, per l'amor di Dio, solo la confezione di colori tropicali, però dovete spendere altri 19 euro perché è un prodotto plus. Quindi se fate già un ordine di 20 euro per i cavoli vostri, volete aggiungerci questi che costano 3,90 o 4,90, non vi cambia niente. Invece se dovete acquistare solo questi, non vi conviene. Perché? Perché se non spendete altri 19 euro, pagate le spese di spedizione, anche se avete Prime. E quindi che cosa ho trovato? Ho trovato questo pacco dove ci sono tre confezioni di Crayola, quindi non avete solo i colori tropicali che... Per l'amor di Dio, sono bellissimi. Adesso vi faccio vedere. Poi se vi interessa un video vi faccio vedere che li provo e tutto. Sono questi i colori. Sono super sgargianti, super belli. Ecco, così forse si vedono meglio. Ok. E appunto hanno la punta che io la chiamo punta a cono. Non so in che altro modo chiamarla. Quella grossa dove all'inizio hanno la puntina fine e poi si allarga. E poi ho preso quelli classici, quindi con i colori classici, perché prendere questo set pagavo 7 euro e rotti, tutti e tre i set di pennarelli, che quindi avete 20-32 pennarelli a 7 euro, e che prendere solo la confezione di tropicali e pagare le spedizioni andavo a spendere di più. Quindi ho preso questo set, che l'ho trovato con Prime, quindi mi è anche arrivato alla svelta. I colori classici sono questi, così ho
più scelta, diciamo. E poi c'era questo qua che mi sembra una cosa bellissima a me, che sono i colori multiculturali, quindi i colori della pelle, i vari colori, e sono stupendi. Vabbè, ovviamente vi fa vedere che sono super lavabili e anche i colori sono davvero belli proprio che hanno scelto. E quindi qua abbiamo i diversi colori di pelle. Ovviamente tutti i link ve li lascio nell'info box, perché sono tutte cose che ho preso su Amazon. Credo che in negozi tipo Buffetti o cose del genere troviate tutto praticamente, però non so se è così conveniente come prenderlo online. Altra cosa appunto a cui ho accennato prima e che ho comprato perché costava 3 euro e rotti, è questo qua. Questo qua è un blocco sempre in formato A5 della Rodia, che consigliano per esercitarsi nella calligrafia. Visto che io non sono esperta e non voglio rovinare le penne perché lo faccio sulla carta della stampante, fidatevi, si rovinano. Appunto ha i fogli puntinati, ci sono 80 fogli dentro e serve appunto per esercitarsi nella calligrafia. Io ho fatto, come vi dicevo qua, diversi esercizi. Anche il reto è tutto fatto e andrò avanti così e la penna non si rovina assolutamente. Altra cosa che vi faccio vedere, che questa è una trovata mia principalmente, è questo qua, che io non pensavo vi mandassero anche l'astuccio sinceramente, perché ho preso dei righelli e ho preso 3 righelli metallici, cioè metallici fatti di metallo. E questo è il primo, comunque magari vi metto la foto qua che c'è su Amazon. E che questi qua costavano 7 euro, erano tipo in offerta. E l'ho preso principalmente per questo di righello, perché ha i quadratini, quindi per disegnarli un pochino meglio nelle bullet journal vi vengono tutti uguali usando un righello stencil. E ci sono tutte le varie cose disegnate, tipo su questo abbiamo il sole, il tempo, quindi potete usare anche il meteo, ci sono i pallini se voi usate i pallini, la casetta, la macchina fotografica, la lampadina, il mi piace. E poi secondo righello appunto è più lungo ed è questo qua, è più grande appunto vi dicevo, e c'è tipo il cuoricino, il floppy disk, mi piace, non mi piace, ci sono i simboli di Facebook e Twitter. E potete poi usare, non so, magari la macchina fotografica come immagine di Instagram, tipo la personcina su Facebook e gli amici, diciamo, i simboli matematici, punto di domanda, la i di informazione, punto esclamativo. E infine c'è il terzo, che è questo, questo invece ha lo zig zag come bordo che si può disegnare, è sempre un righellino di 12 cm e anche qua ci sono vari simboli intagliati, ci sono tipo i numeri, le cifre da 0 a 9 e poi non so, ci sono i vestiti, ci sono le forbici, le posate, il fulmine, la campanella, il wifi, come lo chiamo io, il simbolo delle wireless. Vi faccio vedere una cosa che chi fa il bullet journal, cioè nel senso tutti quelli che seguo io che fanno bullet journal ce l'hanno, ma costano un'infinità e non so sinceramente dire se effettivamente ne vale la pena ancora, quindi perché li ho comprati tipo il 1° gennaio e mi sono arrivati l'altro giorno, il 2 o il 3, e non ho ancora avuto modo di provarli bene effettivamente in tutte le loro proprietà. E cosa sono? Sono i Tombow, come le penne insomma. Sono questi pennarelli a punta doppia. Io ho preso questo set perché questo set costava 16 euro con 6 pennarelli, e mentre se li comprate singoli costano 5 euro l'uno. Questi qua sono i colori pastelli, c'è solo questo di set che io ho trovato. E sono molto belli perché sono acquerellabili questi pennarelli, quindi vi fanno tutte quelle sfumature molto belle. E quindi pian piano li testerò, li proverò, vi farò sapere se ne vale la pena comprarli o no, o se fa benissimo con altre cose che si hanno già magari. Ma siamo giunti alle ultime due cose, che sono nuovissime anche per me perché mi sono arrivate oggi. Quindi comunque la prima cosa che vi faccio, la penultima cosa anzi che vi faccio vedere è questa. La marca è Panda Studio ed è un altro bullet journal. Direte, ma sei cretina, ne hai già uno? No, voglio iniziare anch'io il Master Bullet Journal, che è un'altra cosa, e se vi interessa saperne di più ditemelo che vi faccio un video a riguardo. Io lo inizierò, però se vi interesserà magari lo compiliamo insieme,
cioè, questo unicorno, perché non potevo farmi scappare un unicorno, cioè, sapete la mia passione per gli unicorni, e questo costa 4,15€, quindi se volete iniziare forse conviene anche questo rispetto a un Lectum che costa 15€. Questo dice, questo giornale appartiene a, e qua c'è la cornicetta dove mettere il nome, e poi avete tutte le pagine, i puntini sono bellissimi perché sono molto delicate, però la carta si sente la differenza, questa assomiglia molto di più a una carta da stampante, mentre il Lectum ha una carta diversa, più fine e meno secca, non so come dire, un po' più liscia, no, quella del Lectum. Però appunto lo voglio usare per fare il Master Bullet Journal, e quindi spero che magari vi interessi questo argomento per farvene un video a riguardo. L'ultima cosa che vi faccio vedere sono queste, anche parlo anche di queste, qualcosa di R, e io ho preso il set perché praticamente conveniva anche questo rispetto a prenderle singolarmente. Ce ne sono 3, 6, 9, 12 dentro, quindi ci sono tutti i colori, e sto parlando delle Pentel Touch. Le Pentel Touch sono sempre queste Biro, che sono uguali alle le Pentel normali, non so se le avete mai avute, io le avevo, però le Pentel normali hanno la punta in feltro più piccolina, mentre questa qua invece è quella proprio da calligrafia, e lei diceva, se non mi sbaglio, se non erro, che questa qua è proprio la sua Biro preferita da calligrafia, con cui si trova meglio, quindi suicidati quando vuoi. Quindi questo set costa sui 18€. Comunque anche su queste, se vi interessa un video con gli swatch e che faccio vedere come scrivono di prova, diciamo, poi non vi aspettatevi un video sulla calligrafia perfetto, perché appunto non ho una calligrafia perfetta, però sto imparando e mi sto esercitando, e anche quello può essere una fonte di esercizio. Quindi fatemi sapere se questo genere di video vi può piacere, appunto, dove vi mostro queste cose all'opera, magari anche a confronto e così, e se vi fa piacere anche il video sul Master Bullet Journal, se vi piace questo genere di video. Spero di sì, perché a me piacerebbe continuarli a fare. Io ho finito di mostrarvi le cose che ho comprato, direi che me ne ho mostrata abbastanza, aggiungerei. Noi ci vediamo nel prossimo video, che sarà un video speciale richiesto oltretutto, e quindi spero che vi piaccia, vi sia piaciuto questo video e che vi piaccia il prossimo video speciale, e noi ci vediamo a quel video, e io vi mando un bacio. Ciao ragazze!